Allora, ragazzuoli belli, cosa giocheremo a Mamma mia. stasera? E anzi, Audrey, visto che lei è studiata per queste cose, ci spiegherà Un meglio. puzzle adventure Aspetta. 2D ambientato. Ci spiegherà un po' meglio leggendo quello che scrivono gli autori per descrivere questo gioco. Quest'oggi giocheremo ad Awakening from the Nightmare, ok? Non riusciamo mai a dire. Nightmare. Awakening from the Nightmare. È un Ok. puzzle adventure 2D ambientato in un mondo scuro e inquietante, che da quello che vedo dalle immagini è molto molto carino. Adesso vedrete anche Il voi. nostro melanconico eroe Darwin, accompagnato da un misterioso gufo, dovrà trovare una via di uscita dal dedalo di enigmi ambientali. Come facciamo? Siamo Ce capaci, la no? facciamo, non Vabbè. preoccupate. Combattendo incubi incarnati. Questa Cioè, non sarà fanno soltanto nemmeno la paura degli demo, incubi. dovrebbe durare un quarto d'ora, 20-25 minuti più o meno. Non è lunghissima, ma almeno avremo un'idea di cosa sarà questo gioco che solo così a vederlo è stupendo. La data di uscita è TBA, To be quindi announced. to be announced. Annunced. Annunciato. To be annunced. Annunciazione, annunciazione. Comunque, l'inclinazione non so, ma viaggio a 6 di velocità. Vabbè, quasi corri. Sì. Ah sì, quasi sì. Però l'inclinazione... Vabbè, perché io faccio 15 di inclinazione e 4 di velocità. Dopo 10 minuti sono morto. Però lo faccio dopo i pesi. E poi, per lavoro, mi trovo a spostarmi un botto e quindi arrivo a 22.000 passi al giorno. Se premerò 17.000. E poi porterò Ciubecca dopo, poi riporterò Ciubecca, poi camminerò, poi Ciubecca mi farà incazzare, dovrò inseguirlo per casa, 22.000. E non sto vedendo un cazzo, loro Lo ma... so, lo so. Stavo vedendo se c'erano impostazioni, cose da fare. Cambia. Non fate caso al fatto che non sono minimamente quasi truccata perché non c'ho voglia. Mi beccate così, pallida, schifosamente pallida. Perché malata? No, don't. Dovrebbe arrivare. Beh. È la Madonna. Madonna. Stai il naso, sennò non ti. Non è un mio problema. Neanche mia, apparentemente. Allora, beh, intanto andiamo in options. Allora, mi ricorda un po' Limbo, si giochi qua. Spero non sia sulla falsa riga di Little Nightmares, perché Little Sei in Nightmares... italiano, Ma ovviamente. cazzo è che... Ma va, vai benissimo così. E aspetta. Ma che dolore qua. Oh, non far cazzate. Oh. Non so come mai io non sento nulla. Adesso te lo porto. Devo sentire i suoni. È quello che mi interessa, se si giochi hanno dei suoni della Madonna. Quello De Cristo volevo. direbbero. De Cristo. Sembra interessante. Allora, graficamente sì, dalle immagini anche che ho visto. Orco Giuda, che volume. Da quello che ho visto anche su, si è visto anche su Steam le immagini, un paio di video così, Cambio sembra tanta personaggio. roba. La cosa figa è che volendo hai tutti i controlli. Questa è una cosa Già fighissima impostati, perché è no, tanta roba. solitamente non succede mai questa cosa. Cambio accettazione. Come si chiama il team di sviluppo? Non mi fare queste. Domanda a bruciapelo così. Dai, cazzo. È l'F Vision, se non Ma sbaglio. che bravo, era preparato. Ah, poi c'è scritto. Però LF non l'ho Vision. letto, me lo ricordavo. È il loro primo gioco, se non vado errando, e quindi nulla. Sembra molto interessante, cioè lo stile grafico è qualcosa di pazzesco. Vabbè, per adesso abbiamo visto solo questo. Vediamo No, un io ho già attimo. visto delle immagini su Anche io ho Steam. visto quelle, ma vediamo un po'. Fa dalla mano. Grafica va bene. Loro consigliano il pad, per quello sto giocando col pad. Quindi possiamo iniziare, ragazzi. Nonostante io sia una tastiera e mouse, effettivamente ci sono dei Ciao giochi qui. Pugli! Sì, Marlowe Residence. Oh, Pugli, ma c'era anche Davide prima, ho visto. sì. Finché poi non cominciano a chiudersi. Oh, attenzione. Dai.
Incredibile, Davide vivo. Perché? Col felpone? C'ho voglia. Ah, veramente. E vivo praticamente tutta la settimana da barbona. I weekend che uno potrebbe uscire e farsi bella, sono una barbona qua. Però non esco. Allora, sentiamo la voce di nostra madre urlare, che è sempre un po' più lontana. Quindi noi o stiamo morendo o siamo in coma e stiamo vivendo questa esperienza. Dobbiamo uscire da questo, cioè dobbiamo salvarci, perché siamo, viviamo... Beh, dal letto dove siamo spawnati non credo che ci sia qualcosa di molto vivo lì. Là che siamo morti. Oh, un cepello. Ok. Voi il gioco come lo sentite? Alto, va bene, lo alzo un filino. C'è la possibilità di cliccare sul cappello. No, è lì, non so se è cliccabile. Dove lo vedi? Più di qua non posso. Lì. Piconcino lì. E saranno gli oggetti, no? Sembra vada bene, ok, grazie Lu. Ha qualcosa di Little Nightmares, vabbè. Quindi Sono giochi a scorrimento. Cosa vorrai mai che abbia? No, parlo del livello di ambientazione, angoscia. E chi più ne ha? Ah, ne per saltare. Okay. Ci si può aggrappare, ma di qua si può aggrapparci. C'è un cavalluccio a dondolo, una ruota panoramica bellissima, è stupendo, decadentissima, così mi piace un botto. Sapete che io gli horror, tutte queste robe qua, io le adoro. Oh, senti. Il cappello a cilindro è bellissimo. Io, ragazzi, alzo un pochino il volume perché, a parte che voglio sentire i suoni, non voglio sentire la voce di Ode. Allora, sul fango non si può saltare. Nota per Sasha, visto che... Nice dinamica. Piove, il dilemma è uscire. Guarda, o non uscire? Non l'avevi l'albero? Visto? No. Mamma, sei proprio... Agnofilus, ciao patatone. Ciao Agnofilus. Piove, il dilemma è uscire o non uscire? Dipende quanto piove. C'è allerta al sud, non sarebbe il caso forse di... andare vicino a casa un po'. Non uscire motorino. Ok, il sentito rumore è poco rassicurato. Allora, non riesco a considerarlo horror da jumpscare questo gioco, no. Ma sicuramente a posto. La demo finisce qui, no. Però sicuramente l'atmosfera è inquietante. Ah. Sì, magari non... Guarda il tizio lì dietro. È inquietantissimo. Sì. Normalmente si prima era un po' più fuori, poi noi abbiamo cominciato a fermarti. Guarda, si segue, è come sì. Se non ti vedo. Ma in realtà è la tua di qua che sta con l'auto. Dimmi che non mi cade a te in testa sta cosa. Quello magari... E lo scheletro sopra? Lo scheletro sopra non l'ho visto. Questo? Sì, forse quello... Ah sì, questo qua. Ma quello sta morto. Sta dondolando. No, sta dondolando. Si sta divertendo. Così a fare dondelì. Questo c'ha un pinky eyes non da poco. Un ictus. Ora passagli davanti. Essere un ictus. No, c'è un dilemma con le... Enigmi ambientali. Sull'altalena, bravo. Quanto cattivo, spettato dai pipistrelli. E questo possiamo considerarlo facile. Così è un po' giù di fuori. Buono. Già il primo l'avevamo sbagliato, quindi. Vabbè, ma sono andato, cioè, beh, a caso. Lasciamo, cioè, bene intendere quanto saranno poi. Questi sono i nostri incubi. Noi siamo sul letto di morte. Io credo che. E morte dove dorme? Subaffitto. Lo so, perché questo vuole che vado a prendere dal buono. Minchia. Quelli mi sembrano un po' incazzati con la vita. Quelli lì su sì. Però questi oltre non puoi portarli, così. No. Che c'è la, sono le radici. Sono lì che ci spiano perché tantissimo. Stanno aspettando il momento giusto per attaccare e mangiarci. Non so dove sia il vomero. Molto lontano da dove sto lì. Guardate tangenziale.
Io mi sento osservato, non so voi. Sì, vabbè, dopo un po' se non ci fai caso. Allora, è ovvio che dobbiamo in qualche modo tirare fuori incazzati con la vita 2.0. Ma quello c'ha gli occhi rossi. Sì, bravo, ne ho più. Da 5 minuti in auto, il problema è il parcheggio. Ah, 5 minuti. Avessi con la tangenziale. Porco signor! Porco! L'avevo visto che era cedevole. Ecco l'incazzato con la vita che arriva. Questo è incazzatissimo. Porco il demonio. Scusate. Enigmi ambientali. No, vabbè, dai. Ah, vabbè, allora, gioco praticamente è molto carino. Ah, tu non salti, eh? Non so. Strano, perché ce l'avrebbe, insomma, da per compiere il balzo, sì. Sì, infatti. No, io pensavo fossero troppo pesanti, invece... Invece nuovo. Queste precazioni divine, Ale. Sta trattenendo. Corre da solo, eh. Ma che bello questo uccellino con una faccia umana. Molto, molto bello. Non è umano. No, ma sì, dai. È una bimba. Dai, c'ha la faccia da Mariottide. Oh. Però qui stavamo bene noi. Poi cosa c'è venuto? La sifilide. Ah, bambino, no. La... La tisi. Di cosa si moriva all'epoca? Comunque c'ha una faccia umana quel buffo. No, la maschera è quella che lui ha dato a lei. E questo non è che lo rende meno inquietante perché no. Lui ha dato la maschera a lei, cioè. Abbiamo un buffo con la faccia di Mariottide. Di raffreddore. Bravo anche, effettivamente, anche. Allora, aiutatemi a esco con questa, vedo che succede. Contatto le altre e vedo chissà che viene e mi impedisce di fare cazzate. Resto a casa e riposo che già domani devo stare fuori fino a tardi dalla mattina. Io opterei per la 3, considerato questo. Soprattutto se poi dici che devi chiamare gli altri per non fare cazzate. Lancia un dado. No, sante su. In realtà la teoria del lancia il dado funziona in un modo. Lanci il dado. Se quello che esce non ti piace, vuol dire che sin dall'inizio non volevi farlo e quindi opti per quello che effettivamente capisci di voler fare dopo aver lanciato il dado. E che timing di merda! C'è una finestra, tu hai beccato proprio quella di chiusura. Ma non c'è una finestra! Finestra di passare. Quale si metterà? C'è il sensore. Cosa posso di un dado? Aspetta 3 giorni che è meglio, e così risorge. Sa, per favore, non mi far citare Einstein. Cioè, continuare a fare una cosa quando si conosce già il risultato, fallendo. La Madonna! Vabbè, ma io non ce la posso fare. E adesso porteremo la carcassa di costui sotto lì per bloccare gli ingranaggi. Non posso. No, sarebbe stato molto bello. Se esce 1 e 2 la prima opzione, 3 e 4 la seconda, 5 e 6 la terza. Sì, se hai un D6, se hai un dado normale, sì. Non ho un dado, che faccio? Esistono milioni di applicazioni per lanciare i dadi, non rompere le palle. Vabbè, veramente, cerca in internet un attimo, lancia un dado di 3. Lancia un D100 e leggi sulla tabella. Le cause. No. Io qua muoro. Ma lui non ha la testa. Vabbè, però mi sembra anche un po' un accanimento. Guarda, ma Sasha le sa tutte. Quello che avevo detto io dall'inizio, Sasha le sa tutte. Ma no, tu le dai in fondo. Ora utilizziamo la carcassa per bloccare il meccanismo. Là. Bravo, ci avvicini. Ecco fatto, però sono boomer su ste cose. Uscito 2 e allora devi uscire con questa. Però se ti rendi conto che non ti quando piace quando i vostri figli ti vi chiederanno come mai state insieme di qua e di là. Your mother. Ah! Possiamo manovrare il gufo dall'aspetto Mario Tidiano. Se non ti piace l'outcome del dado, vuol dire che allora quell'opzione non la voglio fare sin dal principio. I topi non sono mortali, ok. I topi non avevano nipoti. Dai, gufo, torna. Mariottide lo chiameremo. Ci sta come nome.
aiutami. Per un gufo c'è anche comodo. Variante! Hai fatto piangere la bambina? Sì, perché hai detto mica è un cretino. Gufo ninji. E adesso cominciano ad essere un po' più complicati. Lei carina, medico avviato. Ho fatto un gruppo dove ho già fatto più danni. È una new entry. E vabbè, se non conosce i danni che hai fatto. Non è che mi sconfiferi molto. Nemmeno a me quel ragno. Quel ragno gigante. Com'è e noi siamo andati proprio dalla proprio là stiamo andando, proprio lì. No, guarda un po'. E come si chiama il ragno di Harry Potter? No, non di Harry Potter. Non me lo ricordo, quindi... Di... Il Signore degli Anelli? Lei, come cacchio si chiama? Era una lei? No, mai contestare il destino, il dado si segue, altrimenti che senso ha? E allora esci col medico. Medico abbiato in cosa? Giusto per sapere. Guarda come esce. Segui la luce, falena. Era una falena, non era una falena, vabbè. Shalom. 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 Shalom, bravo. Ah, attenzione. Tatuato, tutto quante cose. C'è anche un disegnino che ti spiega come utilizzare la gemma appena rubata alla mantide, no, alla falena. Carina l'idea di utilizzare praticamente un volto umano per tutti gli animaletti. Sono le istruzioni. Devo portarmi via fogliettino, la memoria porta. No, devi metterlo lì nel buco che sta lì. Otorino. La neurologia. No, no. Raga, mi dovete trovare un cardiologo. Cosa guardi così? Sei quello di sopra di oh no. Guarda. Questo cliffhanger? A me piace comunque. Sì. Lo voglio. Abbiamo già aggiunto la nostra wishlist. Siete già lì. Ragazzi, a me è piaciuto veramente molto. C'è l'audio stupendo. C'è bello, c'è tutti i passettini, tutto l'ambient che c'è. Veramente molto molto carino. Vabbè, lo stile grafico non c'è niente da dire. Sì, lo stile grafico è abbastanza, cioè l'inquietudine te la sa donare. E mi piacciono molto i disegni dei due bambini, no? Quelli che abbiamo visto. Un po' meno il disegno in game, ma forse perché lo vedo molto piccolo, quindi magari non. No, il disegno in game. No, allora, i disegni quelli della storia. No, i disegni del in game a me piacciono. Sì, sì, no, sono belli, però dico i due protagonisti. No, allora che sia curatissimo si vede, cioè c'è proprio la mano su ogni minimo bravissimo dettaglio. Kurt, bravissimo. Io adesso sono curioso di sapere quando uscirà, essendo una produzione italiana ovviamente noi la seguiremo come due stalker. Sì, e vabbè, quando sarà lo prenderemo e lo giocheremo, non sappiamo se qui o su YouTube, ma io sicuramente lo giocherò. Molto molto bello. Molto molto bello. Mi ha super incuriosito perché adesso voglio sapere come va a finire. Più che altro lui si sveglierà, non si sveglierà, lei chi è, perché e quando si sposeranno. Lei. Perché dovrebbero sposare, perché? Rovinarsi la vita. Quando è che lei deciderà di andare a prendere la sua laurea in medicina all'estero e lui non la seguirà e sceglierà giurisprudenza? E poi si rincontreranno a 40 anni nel sembra molto molto bello, ragazzi. Vabbè, se volete iniziare a supportarlo io vi consiglio di metterlo in wishlist, il titolo ve l'abbiamo dato. Awakening from the Nightmare. Per chi volesse, tac, che non c'è più. Perché non c'è più? Ho fatto danni. Eccolo qua, Awakening from the Nightmare. Questo qua, mettetelo in wishlist su Steam. Molto, molto, molto carucciolo. Ah, molto bello, più carucciolo. E niente ragazzi, adesso passiamo, posso dire una cosa? Mi ha rosicato molto che dura così poco la demo, effettivamente dura veramente poco. Questa cosa è stata volevo giocarla di più.